E dovremmo essere live. Ciao a tutti, io sono Ivan Zorico, direttore editoriale di Smart Marketing. Qui con me, come al solito, c'è Raffaello Castellani, direttore responsabile della rivista. Ciao Raffaello. Ciao a tutti quelli collegati, gli utenti che ci seguono in differita, quelli che ci commentano e quant'altro. Ricordate di approfittare di questi minuti iniziali per condividere il link se vi fa piacere. Esatto. Quello Voglio che vedere c'è. se sei preparato. Che puntata è questa? Che numero di puntata è questa? Diciannovesima puntata. No, ventesima. Volevo vedere, te lo dico sempre io, sempre a prendermi in castagna, proprio oggi che sono stanco. Va bene, ventesima Lo puntata. faccio apposta. Sono appunto, vedi quanto basta circondarsi delle persone giuste nella vita e tu sei fortunato. Allora, dicevo, mi sono riletto Vaclavic che dice appunto: istruzioni per essere infelici, sceglietevi le amicizie giuste. E quindi, Hai allora, sbagliato qualcosa, infatti, oppure hai fatto la scelta giusta, perché appunto se dovevi essere infelice, sono stato in grado. evidentemente sì. Allora, approfittiamo per fare le condivisioni. Piccola preghiera, Ivan, fammi dire una cosa. Sì. Siccome è capitata una puntata con Armando De Vincentis, che mi è passata la storia perché ero psichedelico con la mia camicia bianca e la telecamera ha fatto le bizze, oltre all'audio, diteci se ci sentite in diretta, cioè se è tutto forte e chiaro, diteci anche se c'è qualche problema sul video, perché se ci commentate possiamo correre ai ripari. Va bene? Perfetto. Esatto, come al solito ci prendiamo questi secondi per fare le consuete condivisioni. Infatti, oggi sarà una puntata come, Ivan? Molto interessante. Io adoro quando lo dici, ma non lo adoro, lo adoro, mi diverto Però tantissimo. perde un Secondo po' quando me la chiami tu. me, Allora, invece, questo siparietto piace, secondo me, ai nostri utenti, invece. intanto salutiamo Marisa, che è una nostra assidua ascoltatrice. Infatti. E diciamo che possiamo introdurre quella che è la puntata di oggi. Una puntata di oggi che nasce, prende spunto da un articolo scritto da Raffaello per Smart Marketing qualche tempo fa, adesso non mi ricordo, 2017-2018, ma che è assolutamente attuale perché attuale è il messaggio che porta. Parla di fake news, parla di giornalismo e parla di storytelling, tutte cose effettivamente attuali e tutte cose che di cui parliamo di sovente anche nel nostro giornale, ma anche nelle live che abbiamo fatto. Abbiamo parlato di fake people, per esempio, ma non solo. Quindi, diciamo, anche all'interno di quello che era stato gli incontri ravvicinati sulla libertà di stampa, abbiamo parlato anche di fake news e Allora. giornalismo. Quindi sono tutti argomenti che sostanzialmente ritornano perché sono sempre attuali e secondo me se ne parla sempre poco, anzi, secondo noi. Infatti. Raffaello, quindi, qual è il film che Sì, allora, tornando sempre a dire che ci fanno notare i nostri utenti che parliamo sempre quasi esclusivamente di libri e noi vogliamo far vedere che non siamo dei vecchi bacchettoni, soprattutto io, perché insomma sono più vecchio di Ivan, non siamo solamente dei vecchi bacchettoni che leggono libri, hanno il cartonato della finta libreria qua dietro, ma effettivamente ci occupiamo anche di altro. La mia più grande passione rimane sempre il cinema, anche perché è più facile dei libri e ti dà spunti diversi in questo senso. Allora, il film di cui parliamo oggi è L'inventore di favole. Ivan, fai vedere se è possibile la copertina perché il DVD non ce Assolutamente. l'ho sotto mano. Tra l'altro, il mio DVD non so se è collegato a Simona, ma non è mio, ma è appunto di Simona. Eccolo qui. Ci dovrebbe stare proprio la faccia del DVD. Eccolo qua, perfettamente. Questo qui che vedete. Allora, e qui vedete anche la faccia del tra l'altro, molto bella come immagine. Questa vedete anche quella che è la faccia del protagonista. Allora, film scoperto per caso. Sempre grazie a Rete4. Qualcuno potrebbe pensare che io sono prezzolato da Mediaset, ma in realtà quando Rete4 mandava i bellissimi, e comunque d'estate non li chiama più così, ma ancora li chiama così, manda i film in seconda e terza serata, scopriamo sempre delle perle. E questo film è stato veramente una piccola perla. Scoperto insomma, non mi fate dire una bugia, un 7-8 anni fa più o meno, in seconda serata appunto su Rete4, mi lasciò inchiodato e lo vidi fino all'1:30 di notte. E racconta, poi scoprì dopo, andando a fare quello che era una bella ricerca, che raccontava una storia vera. Allora, la storia che racconta questo film, L'inventore di favole, è appunto quella di Stephen Glass, un giovanissimo 24, 23, 24enne, rampante giornalista americano, che scriveva per un'importantissima rivista. Scusate, mi sto aggiustando un attimo l'inquadratura. Ecco, che scriveva per un'importantissima rivista cartacea. Siamo nella fine degli anni 90. Esattamente la storia si svolge nel 1998 ed è emblematica per una serie di È fattori, fra bene cui ricordarlo perché in un mondo che cambia così rapidamente, 20 anni sono
hanno creato veramente un solco. Sono 23, quindi, ma poi è importante, però è paradigmatica questa cosa qui, perché poi ci sarà quella cosa che voglio che la dici tu, perché chi scoprì tutto quanto fu, vabbè, lo diciamo dopo, non facciamo come spoiler, perché non vorrei che se ci fosse Simona a guardarci ci bacchetta Simona. Stephen Glass era questo giovanissimo rampante giornalista di di questa importante rivista che si chiama The New Republic, che è una rivista famosa non fosse altro che per un motivo: approfondimento politico, approfondimento di diritto, approfondimento che va appunto nell'ambito di quello che è il costume, la società, con argomento, una rivista che trattava appunto un magazine, però un magazine molto approfondito. Voi sapete che poi l'accezione magazine, ma ce lo dirà meglio il nostro ospite, nasce per definire tecnicamente un giornalismo di stile più leggero. In realtà il The New Republic è letto sull'Air Force One, l'aereo presidenziale, insomma, il Boeing presidenziale, non solo sull'Air Force One, ma anche sull'elicottero presidenziale. È la rivista ufficiale che si trova letta dall'uomo più potente del mondo. E quindi molto bella la scena iniziale, quando dice appunto agli altri, in una scuola dove è andato a fare appunto una sua presentazione come giornalista, Stephen Glass dice a dei giovani studenti liceali, o insomma dei primi anni, no, ma liceali, spiega appunto che dice che quando tu scrivi su quella rivista tu puoi realmente cambiare il mondo, perché ti legge uno degli uomini più potenti del mondo. Quindi è importante che quello che tu leggi sia documentato e quant'altro. È un film che davvero vi spiega come funziona il giornalismo. Ma la cosa più bella di questa cosa qua è che questo Stephen Glass, che era l'astro nascente, sarebbe diventato, era in lista per diventare vice direttore e probabilmente poteva anche diventare direttore, era veramente il giornalista più letto e con gli articoli più belli di questa giovanissima redazione, in cui l'età media difficilmente superava i 30 anni. Quindi pensate, nel 98, 30 anni, una rivista, come dire, scritta su carta, era già questa una novità. Ma cosa si scopre? A seguito di un articolo, tra l'altro si chiama l'articolo Paradiso degli Hacker, che uscì appunto nel 98, si scopre, perché un'altra rivista concorrente, però non lo dico che cos'è, lo dice prima, scopre che c'era una serie di incongruenze, e cominciando a scavare scopre che tutti i riferimenti fatti in quell'articolo erano non attinenti alla realtà. Ed è una cosa incredibile, perché questa cosa qui piano piano scoperchiò quello che è un vaso di Pandora. Ma Ivan, perché è emblematica questa storia del 98? Chi fu a scoprire, a fare debunking appunto su questa rivista, su questo preciso articolo? Allora, prima di risponderti a questa domanda, devo dire a tutti pubblicamente che tu sei il mio spracciatore, diciamo, di fiducia di film. Perché male, questo film che tu hai conosciuto per interposta persona e poi fatto conoscere a me, era davvero molto interessante, ritornando alla battuta iniziale, perché appunto raccoglie tutta una serie di fatti e di metodologie che oggi ritroviamo e che è sempre attuale parlarne. Ma poi porta all'interno il vecchio e il nuovo, il cartaceo e l'online. E qui mi ricollego alla tua domanda, perché diciamo il giornalista d'inchiesta che poi sostanzialmente va a scoprire questo vaso di Pandora, questo castello un po' di sabbia che Glass aveva costruito, era un cronista del Forbes, la neonata, diciamo, rivista online, che in qualche modo in quel periodo era vista come di serie B, perché probabilmente dobbiamo fare veramente un salto quantico nel passato. Esatto, nel 98 l'online era per smanettoni, ma rarissimi smanettoni, non come oggi. Sì, diciamo che era poco diffuso, solamente il 30% della popolazione mondiale aveva accesso a un computer e utilizzava, e il 22-23 utilizzava internet, quindi veramente... Ma poi, cioè, informarsi online era davvero qualcosa di molto distante da noi. Circolavano forse in quel periodo le prime enciclopedie digitali, però erano davvero molto, statiche, non erano come oggi. E l'informazione passava sostanzialmente su quelli che erano i canali classici, quindi la radio, la televisione e la stampa. Però un cronista che appunto nasceva dall'online e che conosceva questo mondo, si è imbattuto appunto in un articolo, quello di Glass, che parlava appunto di hacker, e in qualche modo non gli risultava coerente quello che aveva detto, e inizia in qualche modo a fare una ricerca su quello che erano i fatti che raccontava, e piano piano cerca di avere sempre maggiori informazioni da parte di Glass, che in qualche modo
cerca di mistificare, diciamo, il contenuto. Dapprima ci riesce, perché questo giornalista è anche molto intelligente, questo dobbiamo dirlo, nel senso che è uno che ci sapeva anche fare, non solo con la scrittura, ma anche nelle relazioni. Infatti è amatissimo anche all'interno della relazione, che cerca in qualche modo anche di coprirlo, ma poi piano piano questo suo castello di sabbia inizia a sgretolarsi e viene fuori che non solo questo articolo era stato inventato, ma come potete leggere tra l'altro anche nell'articolo di Raffaello che avevo messo nei commenti, ben oltre il 50% dei suoi articoli presentavano delle falle. Quindi diciamo lui era un grandissimo scrittore, un grandissimo oratore, ma diciamo di giornalismo vero c'era poco, forse era appunto un raccontastorie. Sì, fammi aggiungere una cosa, perché mi piace il riferimento che hai fatto alle enciclopedie che muovono i primi passi. Allora, oggi tutti quanti noi sappiamo che quando facciamo una domanda di cultura generale su Google, su motore di ricerca Google o su quello che utilizzano altri, la fonte primaria che viene saccheggiata da Google e da altri motori di ricerca è appunto Wikipedia. Wikipedia di 20 anni fa, esattamente, vi dico anche la data precisa perché ci ho scritto anche un articolo, esattamente il 15 gennaio del 2021 ha fatto 20 anni, quindi è nata nel 2001. Wikipedia, che noi non riusciamo a immaginare internet senza Wikipedia, non il web ma internet. Andiamo ancora più avanti, la nascita di Facebook è del 2004, la nascita di MySpace è del 2003. MySpace si può dire che è stato, si può dire, non è stato il primo, ma è stato il primo social network più propriamente detto, e presentava, poi è diventato più prettamente per scopi musicali, di promozione musicale, però è stato il primo vero e proprio social network che ha conosciuto un boom non solo in America ma anche in altre parti del mondo. È del 2003. Insomma, stiamo parlando veramente del 98, quando Forbes.com, che era la versione online del famoso, se non sbaglio, un settimanale, vabbè, permettetemi questo dubbio, o mensile o settimanale americano, il famoso Forbes, che fa la Bibbia del manager americano, che c'è sia cartacea, fu uno dei primi giornali a credere appunto nell'online, quando ancora il web era da venire, insomma, e tante altre cose. Quindi stiamo parlando davvero di cose importanti, quindi davvero un'era geologica fa per le nuove tecnologie. Quindi mi è piaciuto il riferimento che ha fatto Ivan, perché mi sono ricordato Wikipedia, che ha fatto 20 anni quest'anno, e quindi era simpatica. Quindi un altro mondo. Quindi il fatto che sia una redazione online, che era vista come informazioni di serie B, quindi chi non si poteva permettere di trattare, che va a scardinare una delle più importanti riviste americane, quella letta addirittura dal presidente americano sull'Air Force One, The New Republic, era uno scandalo nello scandalo, se voi considerate questa cosa qua. E questa è la bellezza di questo film, che davvero dovete andare a riscoprire. Tra l'altro, Ivan, non so se tu hai sotto mano l'articolo, perché io non l'ho preso, certo. Ma ecco, sta scritto pure di che anno è, chi è il regista. Billy Ray è il regista, ma non mi ricordo bene l'anno, quindi consiglio anche l'anno, perché è di uscita, dovrebbe stare scritto. Sì, è del 2003. Come dici tu, è Billy Ray. Billy Ray, sì, non mi ricordavo l'anno di uscita, insomma, ho una certa età, oggi poi è stata una giornata campale. Bene, allora, quando abbiamo preso spunto per questa puntata, volevamo partire da un film, perché ci accusate sempre di partire dai libri, ma poi noi imperterriti vogliamo tornare a quelli che sono i libri. E oggi abbiamo chiamato un vero esperto a livello nazionale di quella che è appunto il debunking. Tra l'altro, collaboratore già di chi collabora, insomma, è collega di Armando De Vincentis, perché scrivono per la stessa casa editrice, ma lo dirà Ivan perché è un nome difficile, io rischio di sbagliare. Grazie. Prego, Ivan, non c'è di che. E cosa ancora più importante, cosa più bella, è che abbiamo chiamato questo esperto che aveva scritto un libro un po' di tempo fa. Ivan, ci siamo divisi, io faccio vedere il libro e tu presenti l'autore. Quindi faccio vedere il libro, mettimi a tutto spiano, voilà. Eccolo qui. È di qualche anno fa questo libro qua. Tra l'altro, qui a Taranto l'abbiamo presentato in presenza. Lo faccio vedere bene. Giornalismo pseudoscientifico. È un lavoro collettaneo in questo caso. Ci sono tre autori principali e una nostra vecchia conoscenza e il curatore. Partiamo dalla nostra vecchia conoscenza, che poi ci ha dato il là per l'ospite che abbiamo oggi. Il curatore di questa collana, appunto, Scienza et Causa, lo dice Ivan, qual è la casa editrice, è Armando De Vincentis, il nostro amico e collaboratore della rivista. È scritto da tre penne molto importanti. Prima fra tutte Piero Angela, che non c'è bisogno che ve lo presenti, perché insomma è un notissimo divulgatore proprio a livello nazionale, il divulgatore, non un divulgatore. Poi c'è Cristina D'Arold e poi c'è l'ospite di oggi che è Marco Cappadonia. Buonasera. Eccoci qua. Grazie per aver accettato l'invito. Grazie per l'invito.
Buonasera ai nostri telespettatori e a Marisa Pasquariello, nello Sì, specifico, infatti. perché è una nostra fan della casa editrice Ciunovo. E grazie Sì. a voi, a Ivan e a Raffaello, per questa presentazione Infatti. roboante. In Infatti. realtà i due big sono Piero Angela e Cristina Darold, Ma erano la insomma. presentazione. Cristina Darold è una straordinaria divulgatrice e giornalista scientifica, io sono intervenuto come semiologo del testo. Scusate se poco, insomma, no, sei biologo, non hai detto niente, insomma, vabbè. Allora, Ivan, vabbè, ce l'ha detto già lui, Sì, noi no, l'abbiamo infatti, invitato. comunque, questo libro, che fammelo dire perché me l'ho preparato, che è del gruppo C1B Edizioni di Cinzia Tocci, è un libro che è di qualche anno fa, 2016 se non erro, però correggimi se sbaglio. Sì, 2016, se Visto non che sbaglio. facciamo del banking. Sì, infatti. È 2016, giusto? esatto, ma è estremamente Buono. attuale perché, come potete vedere, è giornalismo pseudoscientifico, in quanto in quest'ultimo anno e mezzo, per nostra sfortuna, perché di scienza è bene parlarne, ma magari sarebbe stato meglio in un momento differente, abbiamo riscoperto la scienza in televisione, e, oltre che ovviamente sugli altri social media. È vero. Di questo poi magari appunto vogliamo approfondire con Marco, che però prima di farlo, abbiamo detto essere semiologo e divulgatore, però Marco, di consueto noi facciamo presentare lo stesso ospite perché pensiamo che parlare in prima persona è meglio che farsi raccontare. Sì, beh, intanto mi sembra. Prego, io e Raffaello, volevi dire Dici qualcosa? qualcosa di te, facci scoprire di più tutto quello che hai fatto, sei anche tu curatore di una collana, faccelo sapere, insomma. Sì, Allora. da un anno è nata questa nuova collana che si chiama Scientia et Litterae, parte sempre da Scienzia, dove si è cercato e cerchiamo di coniugare la scienza con la letteratura laddove è possibile questo matrimonio, perché spesso in molta letteratura c'è della scienza e anche viceversa, ma anche pubblicare libri autonomi, sia di scienza, sia di letteratura e di società. Insomma, abbiamo fatto uscire, se non sbaglio, se non ho contato male, quattro volumi. C'è un volume di Luca Menichelli, che è il vicepresidente del CIGAP dell'Abruzzo e Molise, che ci racconta un po' il dietro le quinte dei prestigiatori, del mentalismo e dell'illusionismo, che è un libro molto, molto interessante, molto semplice anche insomma, anche per chi non è addetto ai lavori. Abbiamo un libro di Andrea Damiani, Matematica e Fisica e la filosofia di Kant, L'isola e il mare. E poi c'è un mio volume sulle pandemie nella letteratura italiana, cercando di Molto fare un dialogo. interessante, Ivan. Questo voglio comprarlo. Me era sfuggito, è il penultimo che ha scritto, bellissimo. Te ne volevo parlare, Ivan. Scusatemi, ma quando me l'ha detto mi era sfuggito. Quindi. Sì, è nato appunto dall'esperienza Covid e quindi siamo andati a cercare di analizzare nella storia, diciamo così, quelle che sono state le pandemie più gravi, quelle più famose che tutti conosciamo, no? Come la peste raccontata da Boccaccio, la peste raccontata da Manzoni, il colera raccontato da grandi scrittori Marquez, italiani come Marquez. Roberto, come Verga, e anche Capuana, insomma, no? Marco, ti faccio subito una domanda Prego, Ivan. su questa cosa perché mi interessa. Secondo te è già il tempo che qualcuno racconti questa pandemia? Se sì, come? Beh, raccontarla, diciamo che l'abbiamo vissuta in modo molto forte, chi più chi meno, cioè che anche chi ha perso purtroppo dei parenti, dei familiari. Nel libro Pandemie nella letteratura italiana c'è una parte che riguarda alcune patologie che hanno colpito il mondo negli anni 80, come per esempio tanta letteratura che è nata in conseguenza dell'AIDS, tanti grandi scrittori che ci hanno portato. E così ci saranno sicuramente degli scrittori, degli sceneggiatori che si occuperanno di questo Covid-19, che forse non capiamo la portata in questo momento che lo stiamo Storica. ancora facendo, sembra che ne stiamo uscendo grazie ai vaccini. Però certo stiamo vivendo un periodo di passaggio. E questo Covid o questa Covid, dipende come uno lo pronuncia,
quindi ci proietterà verso qualcosa che forse tra qualche anno capiremo meglio, no? Come semiologo dovresti aiutarci a capire come si pronuncia effettivamente, perché molti, allora, io se non sbaglio, la malattia dovrebbe dire al femminile, mentre il SARS-CoV-2 dovrebbe essere al maschile, però ho letto cose diverse, e manco l'Accademia della Cruz che è stata chiarificatrice in questo caso. Sì, esatto, no, in genere in questi casi gli esperti di dizionari, insomma, gli psicologi, io non sono un lessicologo, però insomma... Vabbè. Hai più competenze di noi, insomma. Dai. Si orientano in questo senso. Si va a vedere, con l'importanza del web e di internet, si va a vedere le occorrenze giornalistiche, sia a livello parlato sia scritto, di quante volte è stato utilizzato quel lemma, se al maschile o al femminile. Inizialmente era come dicevi tu, il virus al maschile. Si è usato ormai COVID al maschile. Quindi, siccome la lingua si fa attraverso l'uso, piaccia o no, è corretto anche il COVID per indicare la patologia. Okay. Grazie mille per questo chiarimento. Senti, ma una domanda, giusto perché, non so, c'è stato un famoso scrittore fisico italiano, insomma, che ha scritto il famoso L'importanza dei numeri primi, Paolo Giordano, che ha scritto un bellissimo libro che io non ho voluto presentare perché era un clima un po' particolare, che è stato forse il primo a fare letteratura del COVID, e io lo consiglio a tutti perché a me mi è molto colpito, che è Nel contagio, scritto appunto da chi si occupa, lui di formazione fisico, poi se non sbaglio ha vinto un Campiello o uno Strega con, no, mi sembra uno Strega, Paolo Giordano, con, sì, premio Strega con L'importanza dei numeri primi, quindi che non mi era piaciuto tantissimo, io poi non vado molto dietro le mode, però devo dire la verità, Nel contagio e l'analisi che fa Nel contagio, tra l'altro fra il mese di marzo del 2020 e la fine prima della fase 2, insomma, l'ho trovata molto calzante, è molto citato da molti autori ed era uno dei preferiti con quella persona, con Edoardo Altomare, Ivan, che me l'aveva consigliato di leggere perché era molto bello. Quindi c'è già stato un primo passaggio in questo caso, e secondo me è molto interessante quando chi ha una formazione scientifica viene poi prestato alla letteratura, riesce a dare delle informazioni particolari, perché gli scrittori hanno la capacità di narrare e la capacità di affabulare quello che è un pubblico. D'altro canto, il fisico si attiene ai fatti, dovrebbe attenersi ai fatti, non è una regola precisa, dovrebbe attenersi ai fatti. Quando si trovano questi due mix insieme, si hanno quei grandissimi divulgatori. Io cito per l'Italia Piero Angela, che è divulgatore non solo quando fa i programmi televisivi, lo conosciamo tutti, ma anche le scritture che lui ha affidato, adesso in collaborazione col figlio, ma anche in passato, io le ho trovate illuminanti e di una semplicità estrema. Davvero lo potevano avere... Piero è straordinario, in questo senso è un grande maestro di come giustamente hai detto tu, cioè raccontare i dati in modo affabulatorio. Cioè come se si stesse raccontando, se stesse facendo un romanzo o raccontare qualcosa, perché anche i dati possono essere raccontati e spiegati a tutti, non è soltanto diciamo da accademici, da detti ai lavori, da chiusi in un laboratorio, no? E questo lui lo ha insegnato da sempre, insomma, noi, ma anche i nostri genitori, sono sempre cresciuti con la figura di Piero Angela, che tutti ricordiamo, i Quark, il mondo di Quark, quando, insomma, io che ho 50 anni, ricordo bene che da ragazzino, insomma, tornavo da scuola e all'ora di pranzo c'era il mondo di Quark. E adesso che siamo cresciuti, quello non più, però ancora ci siamo e ancora c'è, ed è veramente... Io credo che, meno male che il figlio ha raccolto il suo testimone, perché Piero Angela ormai è fatto molto anziano, lo vediamo, è davvero un'istituzione per l'Italia. Lui veramente si è fatto la storia della televisione ed è stato qualcosa. Tra l'altro c'era tempo fa, ai tempi in cui uscì il film parodia di Alberto Sordi, Sono un fenomeno paranormale, che sostanzialmente prendeva in giro, film straordinario secondo me, no? Poi fu un vero omaggio, perché Piero Angela non si offese, perché poi il film ovviamente aveva un finale che doveva in qualche maniera salvare quella che era l'ipotesi paranormale, ma tutto il film è un film proprio sul svelamento delle bufale, incredibile. Poi ovviamente si dice che poi quel finale Alberto Sordi non l'avesse neanche tanto approvato e non gli piacesse neanche, perché lui era comunque beffardo, ma poi in realtà il regista e lo sceneggiatore decisero in quel senso. Ma è una leggenda che gira Cinecittà, il film comunque merita di essere visto, ed era un omaggio a Piero Angela. Uscì negli anni, alla fine degli anni 80, fine anni 90, uscì la famosa dicitura che diceva che Piero Angela era il David Attenborough italiano, o ancora di più, non lo conoscono tutti, ma se volete conoscere, e lo citi anche tu,
un libro che parla della scienza in maniera chiara è Carl Sagan, famoso perché è grande maestro. È Carl Sagan, e veniva detto che Piero Angela è il Carl Sagan italiano. E io mi ricordo che ci fu una battuta da parte di qualcuno che disse: attenzione, è David Attenborough che è Piero Angela inglese. Quindi, come dire, è Piero Angela è davvero un'istituzione. Sagan, un Carl Sagan, come sì, anche qui c'è tutta una diatriba. È più, diciamo, uno scrittore. Invece, ecco, David Attenborough e Piero Angela, presentatori, scrittori, ma anche conduttori e presentatori. Tutti ricordiamo, no, quei programmi meravigliosi naturalistici di David Attenborough, che si avvicina all'animale, no, alla tartaruga gigante o al granchio gigante, eccetera, e mentre sta lì a pochi centimetri dall'animale ne parla e racconta la geostoria del posto, no, in cui è cresciuta quella specie, si è evoluta, straordinario, insomma. È proprio a Piero Angela che dobbiamo la traduzione, l'acquisto e la traduzione dei documentari della BBC di David Attenborough in Italia. Se non fosse stato per Piero Angela non sarebbero arrivati. E io li trovo straordinari. C'è Il mondo delle piante o Il pianeta vivente, la prima che ho visto. Io ho anche il libro Il pianeta vivente, che è dell'86, bellissimo, tutto a colori, con le fotografie. È straordinario. Io davvero mi ricordo, all'epoca guardavo soprattutto documentari, per me è stata l'apoteosi in assoluto. Scusa Ivan, non volevo monopolizzare. Ma io sto aspettando con interesse. Allora, Carl Sagan, ecco, l'abbiamo citato, perché dovete conoscerlo? Perché c'è un libro che ha scritto Carl Sagan, che cita anche il nostro ospite Marco Cappadoni e Mastro Lorenzi nel libro, che è Il mondo infestato dai demoni. E secondo me è una delle trattazioni più belle su tutti quelli che sono i pericoli delle pseudobufale, pseudoscienze e tutto quello che può prendervi in giro. Scritto con una prosa scientifica, secondo me, di rara bellezza. Scorre come un romanzo di non lo so, per farvi un esempio italiano, di Drie, o come il Dorso Donato Carrisi, per dire, facciamo un po' campanilismo, ma è un libro scientifico. Tra l'altro non si trova, perché lo pubblicava Baldini e Scastoldi, e lo trovate solamente in qualche marchettino se siete fortunati. Io ce n'ho una copia molto vecchia, ma ancora in perfette condizioni. Va bene, ma vediamo. Consiglierei questo libro, Quel mondo infestato dei demoni, insieme a Viaggio nel mondo del paranormale di Piero Angela, per chi volesse appassionarsi e approfondire, insomma, questi argomenti, per chi è interessato. Questi sono due capisaldi, insomma, di un ricettario che abbiamo anche preparato, insomma, per andare a vedere come fare, insomma, come cercare di uscirne. A volte non so se posso parlarmi, ne hai facoltà. Ne hai facoltà, puoi fare quello che vuoi. Uno dei primi, diciamo, punti che sono importanti quando noi leggiamo e ci troviamo a viaggiare, soprattutto nel web, dove ormai ci andiamo a informare, come giustamente nell'articolo ha ricordato Raffaello, acquistiamo sempre meno il giornale, no? Che una volta l'uomo medio italiano andava a comprare il giornale, che poteva essere il Corriere della Sera o il Messaggero, in base alla città di provenienza. E oggi c'è ancora, naturalmente, ma ci andiamo ad informare spesso e quasi tutti in modo molto più veloce. E c'è anche una scheda che Raffaello Castellano ha preparato e che è presente nel web, dove ha indicato dei numeri che parlano della velocità dell'azione dell'utente all'interno dell'universo web, tra click, notizie che circolano, soldi che circolano, pubblicazioni, ed è, se andate a vedere lo smart marketing Raffaello Castellano, è veramente impressionante vedere quello che succede, una velocità straordinaria, no? In questo, Marco, se nelle altre puntate non hai nulla da fare, vieni sempre, perché comunque sì, ci fai questa bella pubblicità. Non è preparato, bene. Ti ringrazio davvero, mi hai anche confuso un po', grazie. No, ma è vero, in modo molto preciso è stata fatta questa analisi matematica, dove ci fa vedere la velocità di quello che avviene nel web, ed è la velocità con cui purtroppo siamo costretti anche a vivere. Viviamo anche i rapporti spesso in modo molto molto veloce, nell'informazione spesso ci si ferma al titolo, e questa è una cosa sbagliata, perché se abbiamo fretta poi magari ci torniamo, però spesso il titolo è ad effetto,
e confonde anche il lettore. Leggiamo il corpo del testo, leggiamo l'articolo, quindi non ci soffermiamo al titolo di giornale, come spesso vengono chiamati i titolisti, ma è lo stesso autore che fa l'articolo, non è che c'è un titolista di professione, poi c'è, no, quello che scrive l'articolo, generalmente è la stessa persona. Però ecco, il titolo va sempre approfondito. Poi stiamo attenti anche alle immagini, alle foto che vediamo. Per esempio, tempo fa c'era la moda di articoli in cui si vedevano degli scheletri giganti di uomini che erano vissuti un tempo ed erano fatti talmente bene che c'erano delle persone che ci cadevano pensando che fossero veramente esistiti i giganti. Poi, naturalmente, gli esperti di immagini hanno così debunkerato in un certo qual modo, perché poi oggi dobbiamo stare attenti anche a quelli che vengono chiamati social bot. Io ne parlavo con Enrico Santus, che è un ricercatore italiano in forze al MIT, no? Massachusetts Institute of Technology, il quale, Query, la rivista online, testata online del CIGAP, mi diceva che lui studia nella sua equipe lì al MIT alcuni algoritmi che servono per creare delle bufale video. Per esempio, no, ci sono degli scritti, c'è un articolo del CIGAP in cui ci parla di due studi, uno fatto dalla Stanford University e l'altro dal New York University nel 2016 in seguito alle votazioni presidenziali americane Donald Trump e della Clinton. Ecco, secondo questo studio alcuni algoritmi avrebbero creato, uso il condizionale perché è d'obbligo, avrebbero creato dei video falsi di Trump, che avrebbe detto certe cose che in realtà lui non ha mai detto. Questo avrebbe fortemente influenzato la campagna elettorale. La stessa cosa è stata fatta durante il referendum sulla Brexit, che ricordiamo è l'uscita, per chi non se lo ricordasse, del Regno Unito dall'Europa. Ma se vengono creati degli algoritmi per creare il falso, ci sono anche degli algoritmi che cercano di invece scoprire come sono stati fatti. Meno male. Ecco, come funzionano questi algoritmi? Per esempio, vedere il modo in cui si muove la persona, andarlo a collazionare con i video veri, le parole che usa, la semantica, quindi ecco che ritorna la semiotica, l'uso delle parole, il modo di parlare, il modo di esporsi, il modo di rendersi pubblico. Fare una collazione, certo, ci vuole molta pazienza. Diciamo che nel momento in cui quella notizia è passata, fare diciamo questa azione da parte di un utente è un po' più complicato, diciamo così. Forse sarebbe più opportuno magari lavorare, e questo forse l'avevamo detto anche in un'altra puntata, parlavamo proprio di fake people, lavorare sulla responsabilità Bravissimo. Personale e sull'educazione alle persone nel riconoscere, senza appunto l'ausilio di algoritmi che appunto avranno poi il loro tempo, la cosa magari si andrà a fare in maniera più generica su un complesso di notizie, però riconoscere un'informazione e quantomeno, come dici tu, già leggere, andare oltre il titolo sarebbe già il 50% delle cose sarebbero risolte, però magari anche incrociare le fonti, quindi leggere un articolo per esempio su un sito, poi verificarla su un altro media, su un altro sito, cioè avere il tempo, ovviamente ci vuole tempo, per incrociare le fonti. Spesso non lo possiamo fare, però magari educarci a fare qualcosa di questo genere potrebbe anche affinare la nostra sensibilità nel riconoscere una notizia falsa da una vera, o quantomeno porci il dubbio se poi effettivamente sia vera o meno. Ecco, questo è così, io stavo raccontando quello che era la ricerca fatta da questa equipe. A livello, come dici tu giustamente, a livello diciamo quotidiano delle persone che non possono fare, perché magari non hanno neanche le competenze tecniche, no? Certo. Per andare a cercare gli algoritmi, eccetera, possiamo fare proprio questo. Cioè allenarci a controllare le fonti, a vedere la data di pubblicazione di una notizia che magari ha fatto il giro del mondo e poi è ritornata in un'altra salsa, e questo ci allena a capire, non è che ogni volta poi dobbiamo fare questo lavoro, però se all'inizio un utente lo fa,
e si pone qualche dubbio, poi magari è allenato, il cervello è allenato e così d'amblè, leggendo un titolo, leggendo un articolo, si può rendere conto che a volte, ecco, ritornando al film di cui avete parlato, a volte non è facile, perché ci sono dei video proprio geni, che in realtà sono romanzieri mancati, che Dan Brown gli spiccia casa. Cioè, questi sono davvero bravi, no? Ad affabulare, a creare della narrativa, e che però hanno sbagliato mestiere, perché l'informazione si dovrebbe basare sulla... Altro c'è anche il codice, no? Di deontologia professionale del giornalista, che va a farsi friggere tante volte. E invece l'affabulazione va bene per i romanzi, va bene per altre cose. Quindi allenarci, ecco, come abbiamo detto e come ha ricordato giustamente Ivan, al controllo delle fonti, alla data di pubblicazione, a quante volte ha girato quella notizia. E poi anche sapere riconoscere i siti satirici, perché ci sono dei siti satirici che io parlavo con delle persone che non dico lercio, però ce ne sono altri che molti non sanno, in realtà sono siti bufala volontariamente. Sì. Dichiaratamente. Nel web c'è di tutto, perché noi troviamo da manoscritti digitalizzati del 600 a delle ricerche che si possono fare senza andare in biblioteca, eccetera, alle notizie più fasulle, più bufalate del mondo, e quindi insomma un po' di attenzione, perché in questo grande universo che è il web troviamo veramente, veramente di tutto, su questo universo che continua a espandersi come quello vero, insomma, no? È vero, se posso fare una riflessione, poi magari interroghi, come si suol dire, Marco, magari hai un'altra curiosità, una retta riflessione. Scusate, sento un ritorno audio, ma voi lo sentite? Forse dipende da me. No. Scusa, no, allora ok, scusate. Una riflessione che è questa: diciamo, molte delle fake news che circolano vanno ad interrogare quelli che sono i nostri istinti, diciamo, più di pancia, e vanno ad interrogare quelle che sono anche le nostre ideologie, le nostre passioni. Questo lo fanno anche molto bene, perché appunto dietro i social c'è un algoritmo che ci mostra quello che ci piace, quindi se noi siamo abituati o ci piace un certo argomento, una certa fazione, sia politica, sociale o quello che sia, siamo ovviamente più esposti a un certo tipo di notizie. Questo però non fa altro che, come dire, creare una certa ridondanza, e quindi diamo per scontato che una certa notizia o, diciamo, un certo tipo di notizie possano essere vere. Questo va appunto un po' contro, al netto del fatto di chi le scrive, perché magari non sono sempre giornalisti, ma sono appunto dei blogger che hanno anche interessi più opportunistici, diciamo così, e non fanno altro che andare incontro a quello che noi vorremmo sentirci dire, ma poi effettivamente è vero o non è. Quindi anche questo dovremmo essere bravi a mettere in discussione, prima ancora che la notizia, anche le nostre idee, tante volte, anche i nostri credo, perché poi anche su questo che le false notizie circolano e fanno proprio, diciamo, gioco. Assolutamente sì, perché spesso, anche per come per forma mentis umana, che però si può curare, si può sistemare, no? Registrare, per forma mentis umana l'uomo è spesso così spinto a cercare la conferma alle proprie ipotesi, alle proprie credenze, più che andare a capire, a vedere, vuole cercare continuamente, perché lo fanno star bene, lo rassicurano. No, quello che vede UFO ovunque cercherà quel tipo di link, quel tipo di sito, così come chi crede ai miracoli andrà a cercare dei siti che gli fanno la pacca sulla spalla e gli confermano quanto lui ha bisogno di credere, certamente. Sì, allora, me ne sono venute tantissime considerazioni da fare. Per esempio, vabbè, su quest'ultima cosa che dicevi, c'è un bellissimo libro scritto dal più grande esperto, adesso oggi proprio con i nomi, scusate, scusarmi, Fake News, Ivan, l'abbiamo anche presentato in una puntata, non mi sto ricordando qual è, comunque lui parlava di silos cognitivi, cioè che si vengono a creare dei veri e propri gruppi, praticamente, all'interno di internet, in cui noi ci andiamo a ricucire. Tra l'altro è proprio il funzionamento degli algoritmi che è così, gli algoritmi tendono a facilitare la nostra navigazione. Come lo fanno?
registrano tutto quello che facciamo e vedono le tendenze principali. Se io, Raffaello Castellano, sono amante della saggistica, difficilmente l'algoritmo di Google, piuttosto che di, vabbè, Amazon non lo farebbe in nessun caso perché mi conosce meglio della mia ragazza, insomma, però dicevo Amazon, Google e tutti gli altri social che andiamo a utilizzare, e Facebook lo fa in maniera particolare più di altri, riescono a intuire, voi sapete, no? Bastano 7 like a Facebook per sapere più cose di noi, e questa è una ricerca del MIT, non mi ricordo di che anno, ma recente, per capire, per conoscere più cose di noi di quanto ne conosca il parente più stretto che possiamo avere, cioè il nostro padre, la nostra madre o la nostra moglie. 7 click, 7 like. E è questo studio che è durato 7-8 anni, ha fatto un monitoraggio molto importante, ha dimostrato che quel social network in particolare riesce a profilarci meglio di qualunque cosa. Quindi come funzionano gli algoritmi? Cercano di facilitare la nostra navigazione in rete. Quindi se noi tendenzialmente su Amazon cerchiamo sempre saggi, difficilmente ci propone qualcosa di diverso. Se qualche volta siamo amanti della tecnologia, quindi andremo sugli smartwatch piuttosto che sulla telecamerina figa che possiamo mettere sul nostro computer, giustamente ci proporrà quel tipo di cose. Sono gli algoritmi che appunto ci facilitano questa cosa qua. Quindi cosa succede però in questo caso? Che rimane fuori da questa rosa di possibilità, rimane fuori tutto il resto. Quindi in realtà internet, che era nata per aprire le menti e dare il massimo della libertà, sta creando tanti piccoli cluster in cui si vanno a ricucire delle persone. Quindi chi è radicalmente convinto che farsi il vaccino renda scemi o possa dare dei problemi, andrà a cercare e va a cliccare mi piace sul sito novax.com e l'algoritmo lo registra, automaticamente a me arriveranno sempre più notifiche di quel tipo che non faranno altro che confermare su Facebook, su Twitter, esatto, su altre cose, la mia ricerca. In realtà internet, come si sta dimostrando dal 2010 in poi in maniera preponderante, ma è cominciato dal 2000, pensate, con la sua evoluzione, con l'arrivo dei social, quindi dal 2003-2004 in poi, come vi ho detto, MySpace 2003, Facebook 2004, inizio 2003 anche LinkedIn, ha cominciato a creare dei silos di persone che pensano sempre la stessa cosa, quindi delle vere e proprie campane in cui noi ci andiamo automaticamente a mettere senza volerlo, quindi in realtà diventa sempre più pensiero unico. Un suprematista bianco americano vedrà tutti i siti e tutti i tweet, vedeva perché sono stati fatti fuori, di Donald Trump. Chi era per la Brexit pensando che l'Europa è brutta, sporca e cattiva, vedeva tutta questa cosa qui, insomma. Quindi è questa in realtà. Anche i social andrebbero usati con giudizio. Oggi si sta diffondendo sempre di più la coscienza di utilizzare motori di ricerca, perché nessuno fa questo lavoro qui come Google, nessuno. Google è veramente il maestro della profilazione, lo spiega molto bene in un libro fondamentale. Forse anche forse, sì, al pari di Facebook, perché come hai detto Facebook, con 7 click sanno benissimamente chi sei e cosa vuoi, quindi conoscono proprio anche i tuoi umori tante volte. Però come ci ricorda la Zuboff in quel libro fondamentale, il libro più bello che ho letto nel 2020, che sto finendo di leggere adesso in realtà, quindi fra il 2020 e il 2021, Capitalismo della sorveglianza, mentre Facebook si è adattata a questa, un po' come Amazon è nato come sito commerciale, Google era nato con questo, col fatto di prendere il residuo, tutta l'informazione residua e utilizzarla per fini commerciali. Facebook l'ha imparato dopo. Quindi nessuno ci conosce come ci conosce il nostro motore di ricerca, che utilizziamo sempre. Se volete già questo, ci sono tanti motori di ricerca, mi viene in mente DuckDuckGo per esempio, giusto per farne uno che è più citato, che permette di navigare senza lasciare i cosiddetti cookie in giro, senza essere profilati. Ma arriviamo alla domanda per Marco però. Arriva la domanda per Marco, scusami, ma era giusto una piccola digressione. Allora Marco, in questo clima di radicalizzazione diventa ancora più difficile, anche se tu hai dato già qualche consiglio, riuscire ad avere un pensiero critico, perché se qualche, ma parliamo del caso dei vaccini, no? In questo caso qua, col casino che c'è stato di AstraZeneca, che non ha saputo comunicare come azienda, diciamocelo chiaramente, no? Mentre Pfizer ha fatto la strombazzatura all'inizio di novembre, quando aveva uno studio che stava arrivando ancora a compimento e ha saputo comunicare benissimo, AstraZeneca ha dimostrato di essere fallace in questo caso, ora al netto dell'efficacia del virus. Ma in questo clima col nervi scoperti che noi abbiamo, c'è la possibilità che con la radicalizzazione del pensiero unico in internet si riesca veramente a fare divulgazione, o è una battaglia persa? Io questo ti sto chiedendo. Io non credo che sia una battaglia persa, però lo voglio sentire detto da te, perché per tutti quelli che ci stanno leggendo e guardando in questo momento, che leggono i tuoi libri, che hanno la bontà di leggere i nostri articoli su smart marketing, ce ne sono molti di più che invece in realtà continuano a leggere titoli,
continuano a guardare gli articoli e a leggere le foto, e continuano nella loro lenta discesa in un pensiero unico, che non è detto che sia sbagliato, ma può esserlo. Sicuramente c'è da battagliare, sicuramente c'è da lottare, e da parlare, e da divulgare, e da cercare di dare l'informazione corretta. Io non credo che si possano cambiare le menti in modo così radicale, perché poi noi non dobbiamo fare crociate contro persone che la pensano diversamente o che non hanno una struttura, una forma mentis scientifica. Però laddove può diventare pericoloso, come i no-vax che incitano a non fare i vaccini, senza rendersi conto che se in questo momento stiamo migliorando, probabilmente ne usciremo, è per i vaccini che hanno castrato il virus, che ha funzionato come una contraerea molto forte, oppure per esempio l'omeopatia, che chimicamente dati alla mano ci dice che in realtà è acqua e zucchero e poco più, e lì può diventare pericoloso, non tanto perché faccia male il rimedio omeopatico, quanto perché si trascura la cura vera. Infatti, e una volta mi raccontava in privato il maestro Piero Angela che purtroppo l'amica di un suo, la moglie di un suo amico non ha, ha tralasciato le cure per un male purtroppo difficile da guarire, per così cure alternative non ce l'ha fatta. Quindi lì può diventare pericoloso, perché poi dati alla mano la chimica ci dice che l'omeopatia andava bene quando è uscita, insomma nel 700 andava bene, ma oggi continuano a vendersi rimedi omeopatici che non è pericoloso se uno se lo vende per un raffreddore, ma invece lo è per altre cose. Poi se uno vuole credere ai folletti, alle fate, ai draghi, ai maghi, ma voglio dire, casomai fa il danno a se stesso. Però ecco, magari intervenire, gli esperti dovrebbero intervenire forse un po' più spesso, sia alla radio, alla televisione, parlo anche di medici, virologi in questo caso, persone del mondo della scienza, e divulgatori, appunto per cercare di dare la corretta informazione. Poi ci saranno sempre persone che invece continueranno a cercare le conferme, come dicevate voi prima, alle proprie idee. Uno si innamora di un'idea, continuerà a portarla avanti nonostante l'informazione, che però non deve mancare, insomma. Quindi per me non è una battaglia persa. No, no, volevo essere assicurato. Qualche volta mi sembra così, però io sono uno che ci crede fondamentalmente. Io credo assolutamente pure io che sia importante farla. Bravissimo. Però magari evitare le crociate, ecco, Ecco, quello. sì, quello sì. Su alcuni argomenti, come detto, scusami, ma volevo aggiungere una cosa, poi ti Sì. lascio. Faccio anch'io due domande consecutive. E su questa cosa che hai detto sono molto d'accordo. L'omeopatia è un caso emblematico. Ci sono le farmacie, molti medici che continuano a fare questo, è diventato veramente un problema e non c'è nessuna base scientifica. Ora, non so se qualcuno si va a collegare, si andrà a vedere questo video, noteremo sicuramente è una delle cose tabù che non si può trattare in Italia, perché poi c'è tutto a, non la chiamiamo lobby, ma chiamiamo l'organizzazione di chi crede nell'omeopatia, che appunto è molto forte ed è molto ferrata in questo. Velocemente faccio giusto un inciso su questa Vai, vai. cosa che hai detto. Come si può, al di là, al netto abbiamo detto, è una battaglia che va comunque fatta, perché anche, come dicevano, sollevare la palla di Sisifo verso la cima della montagna, che se poi lo trova giù è comunque qualcosa che va fatto. Ma al netto di tutto, qual è secondo te la caratteristica che dovrebbe avere, chiamiamolo una parolaccia vecchia, molto antica, l'internauta medio? Qual è una caratteristica che dovrebbe coltivare se non ce l'ha, o che dovrebbe avere, dovrebbe continuare a coltivarla per evitare di essere preso in giro dal primo imbonitore di turno o da quello che in buona fede crede che possano esistere i folletti e quant'altro? Non diamo proprio un vademecum, ma un'unica caratteristica, quale potrebbe essere, secondo te? Lo spirito critico, cioè quello di prendere una notizia per poi andare a verificare, questo anche la persona che incontriamo per le scale o la notizia che possiamo, andiamo a cercare la fonte da cui proviene la notizia, e se è troppo roboante, attenzione anche ai paroloni, insomma, che a volte possono indurci in inganno, e vedere la versione ufficiale non come un complotto.
perché i complotti, quelli veri, esistono ed escono alla luce. Uno su tutti, quello, uccisione di Cesare, di Giulio Cesare, era un complotto vero, che è uscito. Oppure anche, come diceva Umberto Eco, anche i complotti non veri dopo un po' escono, no? La congiura di Catilina e la denuncia di Cicerone. Quindi il complotto, se c'è prima o poi c'è fuori. Stiamo andando sul contemporaneo, giusto? Stiamo voglia, voglia. È vero, verissimo. Ma Ivan, scusami, siamo dovuti domanda. Io volevo soffermarmi su una cosa, perché quando le persone parlano o quando sentiamo parlare di fake news, immaginiamo sempre notizie inventate. E il problema è che molto spesso, detta così, dice vabbè, se una notizia è completamente inventata, io lo scoprirò, cosa ci vuole. Ma il problema è che non sono notizie inventate, sono notizie verosimili, notizie che prendono spunto da una notizia vera, mettono un titolo differente e ti inducono a cliccare cercando di qualcosa, ma invece poi nell'articolo c'è scritto il contrario del titolo e tu lo scopri solo dopo, però quindi appunto leggendo il titolo già in qualche modo ti consentono di commentare e di condividere. Cioè il punto vero è che al netto dell'invenzione to cool di una notizia, ci sono molte notizie verosimili. Qui per esempio anche l'attacco su alcuni giornalisti, alcuni giornali che utilizzano anche i social media come non tanto come forma per pubblicare degli articoli, ma quanto per rovesciare degli articoli, che per esempio sul giornale cartaceo per esempio non fanno, ma rovesciano degli articoli perché, se non sbaglio, avevo visto che il Fatto Quotidiano pubblicava tipo 120 articoli al giorno online, cioè quindi o pubblicava o ripubblicava post online, cioè quindi davvero un'ingente quantità di notizie. Ecco, la difficoltà forse più vera è quella di andare a scoprire il verosimile piuttosto che l'inventato. Ma detto questo, io ti volevo fare una domanda. Questo è appunto per il giornalista o magari per il blogger che più o meno opportunisticamente scrive qualcosa di simile, verosimile, completamente inventato. Però in questo anno e mezzo ci siamo resi conto che non solo in queste figure, ma anche appunto tra gli uomini di scienza, c'è chi ha un utilizzo, come dire, disinvolto della comunicazione, che non è proprio positivo da parte loro che dovrebbero essere i depositari dell'informazione corrette. Quindi sotto questo aspetto, qual è il tuo punto di vista? Cioè, cosa è andato storto in questo anno e mezzo che, ricordiamolo tutti, dalla comunicazione anche non completamente verificato, quantomeno non trasmessa nel modo giusto, siamo andati incontro a quello che è stata l'infodemia, una di quelle cose che abbiamo scoperto nei primi mesi della pandemia, dove appunto poi le persone si sono sentite in qualche modo completamente come dire, lasciate a se stesse, dove non riuscivano pure più a capire qual era il vero e il falso, qual era la notizia vera, qual era sbagliata, o qual era il virologo da seguire e quale no. Quindi, qual è il tuo giudizio sotto questo aspetto? Ma io penso che sia un problema di comunicazione di dati, perché i dati che sono stati studiati per il tasso di contagio, il tasso di mortalità, il tasso di mortalità di un paese rispetto all'altro a livello generale, sono tanti dati che all'inizio non sapevamo nessuno di noi cosa fosse questo COVID, cosa nuova. I dati sono talmente tanti che spesso sono stati confusi, o non è stato dato il tempo al virologo e ai virologi di poter discernere i vari dati e di poter fare trasmissioni ad hoc, perché invitati magari in un talk show, e anche un capitolo del libro in cui ne parliamo, questo mettere a confronto nel talk show lo spettacolo, no? Dove il lettore, che è il pubblico, che legge la trasmissione, si confonde. Quindi alcuni dati che andrebbero sciorinati, spiegati, divulgati, in trasmissione ad hoc, vengono inseriti tra una canzone, tra un balletto e tra, non so, una pubblicità. E quindi magari la persona si alza, si distrae, non segue, perché anche la trasmissione magari è noiosa, e quindi questo crea, tra i non addetti ai lavori e tra le persone che non sono tecniche, crea della confusione. Poi in più c'è anche il panico che confonde le idee, la paura, questi telegiornali che iniziavano ogni volta col bollettino di guerra, boom, tutti questi morti buttati lì sul tavolo, tutti questi contagiati buttati lì sul tavolo, e ancora continuano a dirlo, anche se purtroppo sono pochi. Quindi questa confusione che si è creata a livello,
a livello comunicativo non ha permesso neanche ai bravi virologi che sono stati invitati in televisione o a scrivere di poter essere chiari. Però non si dice, ma a Roma ogni tanto mi dice, quindi mi è sfuggito. Ma però ci sta. A me mi piace, come diceva Gigi Proietti. Però in alcune riviste scientifiche, realmente per addetti ai lavori, lì sono indicati bene i dati, ovviamente non tutti sono, solo gli addetti ai lavori sono in grado di capire i dati messi lì dal, quindi credo che dipenda proprio dal genere di trasmissione che siamo abituati a fare, no? E a mescolare, ecco, come una trasmissione dove si invita l'opinionista e si invita, abbiamo parlato nel libro, no? Si invita lo scienziato che porta prove, porta dati, e però magari l'opinionista è più affascinante seguire. Una battuta, la svolta invece lo scienziato ha bisogno di 4-5 minuti per spiegare un concetto. Sì, e quindi questo genera confusione anche tra persone intelligenti, anche tra persone colte, che sono stupidi. Certo. No, ma assolutamente. Infatti. Questo è un altro grande inghippo, perché non vogliamo neanche, diciamo, buttare, come si dice, la croce contro quelle persone che, diciamo, restano un po' confuse anche rispetto a delle informazioni, perché questo dualismo persona colta, persona non colta, non è vero, perché, diciamo, possiamo cadere in fallo tutti, ecco, questo dobbiamo dire all'inizio, perché sennò sembra sempre, diciamo, una questione di elite, no? Chi ne sa e chi non ne sa, ma non è assolutamente così, ecco, questo è bene ricordarlo. Tutti possiamo cadere in tranelli, no? Pensiamo, pur parlé al famoso Yuri Geller, che piegava i cucchiai, che faceva gli spettacoli. Grandi intellettuali ci hanno creduto. Ci hanno creduto degli intellettuali, degli scienziati, e i laboratori di ricerca in America sono stati messi nel sacco dal bravissimo Yuri Geller, che poi ci è voluta una commissione di prestigiatori per scoprire... James Randi. Il grande James Randi, scomparso da poco, anche lui un grande maestro. Mamma mia, è quell'inventore del ora non mi ricordo come si chiama, del CICAP americano, lo Skeptical Inquirer, che è la rivista... Lo Psycop sarebbe in America. Sarebbe, perché è quello che ha messo in palio $1 milione, e in Italia lo ha fatto poi CICAP seguendo l'esempio americano, per chi riesce a dimostrare un caso soprannaturale sotto controllo, ovviamente, perché poi mi ha raccontato mio zio, me l'ha detto mio nonno, ho visto, mi è stato riferito, è tutto facile, c'è la cosiddetta, abbiamo parlato di Vaclavic l'ultima volta, che è un bellissimo concetto poco conosciuto, arterosclerosi della comunicazione. Io sento 100. Cioè, allora, il professore mi dice 100, io sento 80, ricordo 70, metto in pratica 60, dalla lezione successiva dico 40, alla fine si è perso più della metà, è una cosa di cui dobbiamo tener conto, però io non sono molto d'accordo, se rimaniamo soffermati a prima del Covid, sposo perfettamente le parole che avete detto voi, però secondo me la scienza non ha fatto una grandissima figura in questa occasione qui, mai stato dato così tanto spazio agli scienziati, e fin dalle primissime battute del Covid, purtroppo, abbiamo assistito, secondo il mio modesto parere, e io sono un grande amante del televisore perché rimane il mio media preferito più di internet, io ho notato che piuttosto che a mantenere il loro rigore e parlare di dati, che non è facile, e divulgare i dati per arrivare a tante persone stando sotto i riflettori che non erano mai arrivati, molti scienziati, e non parlo di Burioni, che era già portato a fare quello, ma è stato uno dei primi a litigare in televisione, Burioni è stato chiamato da molti giornali come il Fatto Quotidiano, lo Sgarbi della scienza, cioè hanno cominciato a litigare in televisione seguendo l'esempio più becero dei talk show pomeridiani, dove, allora, attenzione, perché assolvere anche, cioè, poi c'è stato il caso Zangrillo in poi, che ha dato in là tutto quanto. Attenzione, perché se in un momento di confusione e paura in cui ci sono stati, e io l'ho vissuta anche in prima persona, cioè io mi guardavo di tutto in televisione, facendo zapping da una all news all'altra per avere tutti i dati informati, perché i primi 2 mesi di lockdown non sono stati come questi, questa era la zona rossa a chiacchiera, ma i primi sono stati veramente di paura. Cioè marzo e aprile del 2020 per me sono stati di clausura totale. Certo, uscivamo con i guanti. Allora, attenzione, perché secondo me molti scienziati, non tutti, non è da generalizzare, io non voglio generalizzare, però
potevano, secondo me, utilizzare meglio le cose. Invece, purtroppo, sono andati dietro quel fenomeno della chi la urla più forte, e alla fine l'utente è quello che poi non capisce niente. Io sono sempre dell'idea, lo dico da giornalista convinto in questo caso, che se la comunicazione non arriva, c'è qualcosa che è sbagliato innanzitutto nel chi la invia il messaggio. Perché poi possiamo dire tutto, la catena è fatta di tante cose, la catena comunicativa, ma se il messaggio è urlato in partenza, all'interno di un format televisivo che deve tenere su comunque gli indici di ascolto, purtroppo, ancora di più oggi che Internet è diretta da campione. A un certo punto, però, se poi un Burioni, faccio un nome a cavolo, attenzione, non è il caso specifico, si mette a urlare con una Capua, alla fine chi ne è veramente danneggiato non è Burioni e Capua, che avranno comunque i loro silos cognitivi che continueranno a seguirli, ma saranno praticamente gli utenti che in quel momento erano collegati con Rete 4 piuttosto che con Rai 3, e non hanno capito nulla. Cioè io non ho visto una trasmissione, forse di martedì ha cercato di fare meno caciara degli altri, però nessuna trasmissione, neanche quelle più belle che vi sei, che non hanno fatto questo mito della contrapposizione, che è proprio tipicamente televisiva. In televisione quello che alza l'indice d'ascolto e poi viene venduto agli inserzionisti pubblicitari è il conflitto. Ecco perché Sgarbi è un evergreen. La mia domanda più pregnante di quella di Iver, che la completa: secondo te gli scienziati non hanno perso un'occasione in questo anno di Covid? Oppure li vogliamo assolvere? Dimmi tu. No, beh, che potevano fare meglio, insomma, come anche la comunicazione stessa, perché poi spesso sono stati vittime della televisione urlata, sono stati vittime... giornalisti sedicenti. Del tipo di comunicazione cui sono stati chiamati. Purtroppo non tutti, ecco, la scienza in questo caso... magari non ha fatto una gran bella figura dal punto di vista dei dati detti, dei dati che c'erano, però magari all'inizio poteva essere anche differente il discorso, no? Perché non si sapeva neanche, non si avevano i dati, quindi all'inizio c'era molta confusione. Dopo, non sto, per carità, assolvendo la categoria, in questo caso la categoria, perché concordo con Raffaello che si poteva fare di meglio. Però anche il sistema in cui si è chiamati a comunicare non aiuta, e quindi andavano forse fatte delle trasmissioni specifiche, perché anche di martedì non era poi una trasmissione specifica, c'era inserito il quadro della nota divulgatrice che parlava di cose importanti e dette anche bene, però una trasmissione specifica in cui si spiegava la differenza fra i vari dati, i vari indici, che ce ne sono tanti di indici, no? RT, non c'è solo, ci sono tanti indici che spiegano varie cose, non è stato fatto, insomma, ricordatevi una trasmissione scientifica, non talk show, una trasmissione scientifica fatta apposta con dei divulgatori, magari anche dei virologi, alla Piero Angela, insomma, dove hanno parlato, non c'è stata. No, nell'anno scorso non c'è stato. Infatti io sono rimasto anche un po' che noti divulgatori, non mi viene in mente solamente Piero Angela, sono sempre che stiamo parlando solamente di lui, però certo. Insomma Piero Angela, Tozzi, anche Cecchi Paone, ci ha scritto un libro Cecchi Paone, ma anche Cecchi Paone ha saputo spiegare bene la scienza in TV, onestamente, bravo, mi è dispiaciuto come giornalista, ed è uno che è molto attinente ai fatti, con tutto, anche se anche lui si è lasciato andare a interpellanze, ma più che altro sulla sua vita privata, e certe volte ha confuso i due ambiti, ma quando faceva le trasmissioni su Rete 4, Cecchi Paone era molto bravo a spiegare. Nessuno di questi qua, divulgatori, hanno fatto una trasmissione. Adesso ultimamente è tornato in TV con Sapiens Tozzi, che ha fatto una puntata specifica spiegando i virus. Non lo so perché c'è stata questa cosa, però effettivamente il fatto che hanno avuto così tanto spazio nella TV generalista, nei programmi più generalisti che sono i talk show politici, non ha giovato. Quindi sono d'accordo con te, e questa è una cosa che avevo osservato anch'io, che effettivamente se tu li inviti in un sistema malato, chiamiamolo così, non ha aiutato, non aiuta effettivamente il discorso. Io allora, sono comunque concordo con quello che diceva Raffaello, infatti poi scrissi anche un articolo che dicevo ridateci il maestro di Esplorando il corpo umano, perché era quello che appunto con parole semplici riusciva a raccontarci cosa ci fa male e perché. Sicuramente, diciamo, la TV generalista è andata alla ricerca e poi degli scienziati, perché poi tutti, come diceva Raffaello, avevamo necessità di notizie, forse quindi allestire un programma ad hoc che parlasse due ore di questo. È strano che non si siano interessati, sì, è strano. Però appunto probabilmente anche gli stessi scienziati avrebbero potuto
in qualche modo sfruttare meglio il canale, però appunto chi è scienziato non nasce comunicatore, e in quel momento hanno fatto un po' con quello che si poteva. E io ti dirò di più, Marco, come voi consigliate di che il pensiero scientifico, perché poi capire un report scientifico o un pre-report scientifico, perché ci sono certe volte le preview di quel report che non è ancora stato pubblicato, che però sono studi interessanti, capire come funziona il metodo scientifico, capire come funziona la pubblicazione su una rivista scientifica, questa è anche una battaglia del nostro amico Armando De Vincentis, in quanto membro del CICAP, oltre che scrittore, curatore di collana come te per la casa editrice di Cinzia Tocci. Effettivamente il discorso è proprio questo. Secondo me forse andrebbe insegnato anche un certo tipo di come si comunica, perché la comunicazione, siamo tutti, noi crediamo che siccome sappiamo parlare, tutti quanti sappiamo comunicare, non è così, perché da un media all'altro cambiano le cose. Per esempio Armando mi raccontava spesso che siccome lo invitano spesso in televisione, lui ha imparato, perché prima era molto più prolisso, questa cosa ce la disse anche a te quando ci siamo presi l'ultimo mondo degli ultimi caffè, Ivan, ci diceva che lui è abituato ai tempi televisivi, adesso ha imparato a condensare in pillole, in un minuto, mezzo, 2 minuti al massimo, concetti che prima invece sui libri, ma anche nelle trasmissioni radiofoniche o di altro tipo veniva chiamato, riusciva a estrinsecare in 5-6 minuti. Quindi c'è questo lavoro di sintesi che lui ha imparato sulle proprie spalle. Ma secondo me la comunicazione non è una cosa scontata. Anche imparare a leggere un articolo di giornale, che sia online o che sia cartaceo, è un qualcosa che non bisogna dare per scontato. Un tempo c'erano i giornali nelle scuole medie, nelle scuole superiori, ora si sta perdendo questa abitudine perché già non li legge più nessuno, ma non è così, cioè secondo me ci sono una serie di buone abitudini che non dobbiamo smarrire. Il pensiero critico nasce da lì, ma è quello appunto. Ecco, ma già infatti io volevo fare dimmi una battuta su quello che stiamo dicendo, no? Cioè proprio il tuo pensiero critico, il metodo scientifico, che è poi anche il metodo per andare magari a vedere bene gli articoli se sono fasulli o meno. Perché come diceva, come ricordava Ivan, non è che tutti sono inventati di sana pianta, alcuni sono presi da fatti veri e poi così affabulati. Allora, l'osservazione del fenomeno, per il metodo scientifico, che semplificando molto possiamo dividere in 3 parti, l'osservazione del fenomeno, la produzione delle ipotesi e la conferma delle ipotesi, che riguardano appunto, io osservo il fenomeno, guardo l'articolo, produco ipotesi, mi faccio un resoconto di quello che ho letto, ma cerco conferme, cerco ipotesi e quindi vado a verificare da dove viene quell'articolo, i titoli, la data, da quanto tempo gira, quanti siti lo pubblicano e quindi già come infarinatura di base, insomma, va bene, penso, no? Un buon vademecum per risolvere la questione. Vademecum, così, una ricetta per una torta. Beh sì, così insomma, sì dai, un glossario diciamo in questo caso. Allora, abbiamo sforato l'ora, abbiamo chiacchierato, tra l'altro abbiamo chiacchierato amabilmente, voglio ringraziare un paio di persone che hanno ringraziato prima e poi c'è una considerazione di Marisa Pasquarello che voglio che leggi prima di salutare. Allora, non abbiamo salutato Simona De Bartolomeo che si collega sempre ed è una nostra anche scrittrice, scrive di cinema e di tendenze. Piccolo problema di linea per Raffaello, ma possiamo proseguire tanto. Che non conosco, ecco. Ma sicuramente sarà qualche amico tuo, pensi, questo. 2 o 3 commenti molto interessanti. Poi c'è questa considerazione di Marisa, proprio su quello che abbiamo detto, Ivan. Leggilo un po'. Sì, Raffaello, non ti si vede più, però proseguiamo. Ecco, bisogna insegnare a comunicare, è la cosa di base, sì, questo è importante. Giustamente. Va bene, c'è stato qualche piccolo momento che mi sono frizzato, vero, se non sbaglio? Sì, concludiamo così. È un effetto paranormale. Sì, un effetto, è la cosiddetta frizzatura, è una cosa che riguarda il giga del mio cellulare. Come il film Alberto Sordi, no? Che alla fine lui lotta contro il paranormale e poi si afferma. In questo caso noi abbiamo parlato contro il paranormale e la punizione si è sparita. Sarebbe stato il massimo che col mio peso avessi cominciato a lievitare, ma purtroppo non ci riesco. Non riesco a battere la gravità, è più forte di me in tutti i sensi. Va bene. Oh, Marco, è stato davvero bello chiacchierare con te, tra l'altro lo dico qui pubblicamente, perché se lo dico dietro le quinte è solo piaggeria, lo dico qui pubblicamente, se ti fa piacere, secondo me abbiamo aperto tanti discorsi senza concluderne nessuno, secondo me, confermi se potremmo tornare ad approfittare della tua benevolenza anche su qualcosa che vorrei proporci tu, questo libro che tu... Dimmi. Parlando di quello che diceva Marco, fare proprio una puntata specifica su qualcosa. Se mi permettete prima di salutare, per C1V, come avete ricordato, Scienza et Littere, sta per uscire il libro su Dante,
in occasione del settimo centenario della scomparsa. Mi permetto di ricordarlo. Dante, l'ultima notte a Ravenna, ci sono posizioni con un mio libro con la partecipazione di Pier Giorgio Di Freddi e del sindaco di Ravenna. Scusatemi, ma ci tenevo. No, ci tenevi, hai fatto benissimo. Tra l'altro, però, Ringrazio. non è per questo che ti inviteremo, perché mi ispira di più l'altro il libro precedente, che è quello appunto che hai parlato Pandemia. le pandemie dal punto di vista storico, proprio come impatto letterario. Secondo me sarebbe un ottimo argomento. Secondo me dovremmo mantenere la barra dritta su questo fenomeno, perché una cosa che io sto notando è che i liberi tutti, anche questa volta, sta capitando. I vaccini ci stanno aiutando, sono stati una manna dal cielo. Fortuna vuole che molti li stanno facendo, anche qualcuno che io conoscevo che era un po' restio li sta Sì, facendo. è vero, fortunatamente sì. E quindi diciamo che i Novax non hanno vinto questa volta, nonostante quello che hanno cercato di fare. Quindi sono contento di questo. Ma la barra dritta ci ricordano tutti gli esperti di virus al mondo che noi dovremo diventerà endemico questo virus. Quindi conviveremo Sì, con questo nuovo. ormai è già endemico. È già Tra endemico. l'altro, Raffaello, una cosa, anche quello dei Novax e della loro, diciamo, popolarità, anche questa è una sorta di fake news, perché poi sembrano anche Tantissimi. molto più rumorose di quello che effettivamente sono. E quindi appunto anche i giornali in questo senso abbondano magari di notizie sui Novax, ma poi sono numero più esiguo di quello che si immagina. Esatto. E per esempio in Italia ne Questo abbiamo meno della Germania, che è molto, esatto, diciamo, e che è la quando Germania illuminista, esattamente. la Germania romantica e quant'altro. Comunque, dicevo, Esattamente. davvero quel libro sulle pandemie, ripetimi il titolo, scusami, Marco. Pandemie nella letteratura italiana, narrazioni e scienza nella storia. Già mi piace così, quindi secondo Bellissimo. me potrebbe essere l'occasione per poterti invitare. Con Ovviamente molto piacere, con molto piacere. Parliamo non a della storia, brevissimo, delle però. pandemie. E quindi Lì davvero, si perché parla del colera, è si stata una parla bella della chiacchierata. tubercolosi, si parla di varie pandemie, tra cui la peste, appunto, dove sono coinvolti anche degli scrittori, come Leopardi, per Infatti, esempio. infatti, Se volete ne parliamo infatti. volentieri. Sì, magari non nell'immediato, però cerchiamo di farla. Noi andremo avanti fino a fine luglio. Magari, siccome è quest'anno il settecentenario dalla scomparsa di Dante, potremmo cogliere l'occasione per far vedere anche quella copertina, però parlare del libro precedente, anche perché è uscito l'anno scorso, quindi è fresco fresco anche questo. Insomma. Ok, allora io dobbiamo andare a chiusura. Leggiamo l'ultima battuta di Marisa e poi ce ne andiamo. Dai. Il vaccino più importante è la conoscenza, il male più grande all'ignoranza, lo diceva già Infatti. qualche filosofo greco più di 2000 anni fa. Ok, E lo perfetto. Salutiamo. sottoscriviamo. Ci vediamo lunedì prossimo. Assolutamente, ciao a tutti, ci vediamo lunedì prossimo, sempre su Smart Marketing, ci Arrivederci a potete chi ci ha trovare. seguito e grazie. Grazie a voi per l'invito. E ciao Marco, a presto. Buonasera.